È nostro dovere, a partire da oggi, per costruire un'alternativa alla città. Non basta chiedere le dimissioni, è nostro dovere da subito, da oggi. Una piazza unita per imboccare onestà, guardare oltre l'iter giudiziario, gettare le basi per riscrivere una nuova Venezia. È un'assemblea pubblica, quella organizzata ieri sera, che ha visto la partecipazione di tutte e sei le liste di minoranza. Centinaia i veneziani presenti. Un fronte comune per andare a sopperire a tutti i vuoti che questa amministrazione ha dato. Diversi i comitati e le associazioni, un fiume di applausi al grido dimissioni subito. Venerdì 2 agosto il sindaco dovrà relazionare nel corso del Consiglio Comunale. Noi ovviamente chiederemo e ribadiremo la necessità che il sindaco faccia un passo indietro. Non è possibile che a Venezia noi abbiamo un piano anticorruzione e quel piano anticorruzione è stato bellamente ignorato, come fosse un piccolo gadget da tenere in una sala da pranzo. Noi non abbiamo i numeri per far cadere il sindaco. Ovviamente i mal di pancia però li abbiamo visti tutti. Siamo di fronte a un tale livello di commistione tra pubblico e privato, tra partecipate del comune e aziende private, che il sindaco dovrebbe dare le dimissioni anche per non bloccare la città. Io ho appena chiesto pochi minuti fa il commissariamento dell'ente di governo di Venezia, perché risulta evidente che da Venezia fino ad arrivare a Chioggia il trasporto pubblico locale sta saltando. Palpabile l'indignazione dei presenti in campo Santa Margherita, la folla ha lanciato un messaggio. Secondo me è fondamentale difendere la dignità di una città come Venezia, il cui interesse è stato svenduto da troppi anni a quello di privati. Lo si sapeva già prima, era già intuibile molto prima delle indagini che sono emerse in questi giorni, e credo che non sia più sostenibile una situazione del genere. È ora di protestare per questa situazione vergognosa, scandalosa, dove tutti i cittadini sono stati presi in giro. Poi bisognerà, oltre alla rabbia e al costruire un'alternativa, e dobbiamo metterci tutti insieme, veramente. Stiamo cercando una persona onesta in cui credere, che non ci freghi in corso d'opera, che dichiari delle cose e ne fa delle altre. Noi abbiamo bisogno di avere fiducia, non di persone che sono tanto disposte ai compromessi.